In diretta dagli studi di ETV Marche, va ora in onda Buongiorno Marche, la rassegna stampa dei marchigiani, a cura della redazione giornalistica di ETV e di Radio Center Music. Invia i tuoi messaggi via SMS al 349 39 18 169, via Facebook o Twitter, email redazione@etvmarche.it. Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge sperando di aver colto il giusto tempo in questa nuova grafica. Non si capisce bene quando è il momento di iniziare a proferir verbo, credo che sia questo. Sì, mi confermano dalla regia, noi comunque iniziamo perché è giusto così, perché sono le 7:01 e siamo pronti a ripartire con Buongiorno Marche, la rassegna stampa dei giornali marchigiani. Lo posso dire a gran voce questa mattina che sia la rassegna stampa dei giornali, perché? Perché i giornali questa mattina sono venuti a trovarci, eccoli qua, li abbiamo a disposizione. Questo per esempio è il Messaggero, edizione per Ancona e provincia. Si parla dei conti in tasca al comune di Ancona, in fin dei conti, alla fine della fiera, dei conti in tasca pure nostri, perché i conti del comune in fondo sono anche cose che ci riguardano direttamente, anche perché poi se i conti non tornano è nelle nostre tasche che si va a pescare. Bene, anzi male, a leggere il titolo, perché mancano ancora 1,5 milioni di euro, quasi 1,5 milioni, 1,4 milioni per la precisione. Taglia cultura e sport, ma non basta, si va ad Ancona verso l'IMU al 10,6% per le seconde case. Riequilibrio entro il 30 di settembre, corsa contro il tempo, straordinari, signorini e sindacati ai ferri corti, appunto per la questione degli straordinari che fanno i dipendenti della casa grande del comune di Ancona. Da Ancona all'edizione Marche del Messaggero, un altro titolo dai al volo, poi le consuete altre frecce all'arco di Buongiorno Marche, quindi il consueto resumé. Vi anticipo che abbiamo delle webcam davvero intriganti questa mattina, degli scorci di marchigianità da non perdere. Prima dicevo edizione Marche del Messaggero, quindi andiamo nella zona centro-sud della regione Marche. Salutiamo in particolare, con particolare affetto questa mattina, gli amici che ci seguono dalla zona di San Benedetto e dintorni, perché mi ha spiegato il coordinatore regionale di ETV Franco Grasso ieri nel pomeriggio che ci sono delle piccole grandi novità. Come da tradizione ci rifacciamo ad inizio di stagione un po' il look anche dal punto di vista della qualità e della diffusione del nostro servizio. Bene, ci dovrebbero essere delle buone nuove sul fronte non occidentale, come vuole il libro, ma nella zona centro-sud della regione Marche. E allora lì che andiamo con il Messaggero sul ricorso. La porta non è definitivamente chiusa, si parla del ricorso relativo alle province, alle 4 province. Partita definita aperta, la regione acquisirà altri pareri. Il PDL ad Ascoli dice che la legge va rispettata. Ieri abbiamo, tra l'altro, grazie al contributo della redazione di Macerata di ETV, abbiamo raccolto il parere autorevole del presidente della provincia di Macerata, Pettinari, che ha un pochino tirato le orecchie alla regione Marche chiedendo un impegno più forte, più deciso, più determinato per la difesa delle province. Magari se c'è modo e tempo lo riascolteremo, il punto di vista di Pettinari intervistato ieri, e l'intervista è andata in onda nell'edizione delle 13:45, l'edizione regionale del nostro notiziario. Ora il consueto resumé degli ingredienti. Ho voluto dare un paio di titoli di apertura perché ero in manca da ieri dei giornali. Abbiamo anche la Gazzetta dello Sport, doverosamente, qui con noi, sì, c'è il titolo tra l'altro di apertura dedicato ad un grande campione che se ne va da un'altra parte, non pensate male, bye bye Ale, Del Piero va a Sydney, oggi l'annuncio, l'ex capitano della Juve scaricato dal club bianconero, lo scrive nero su bianco la Gazzetta dello Sport, ed è giusto così, senza troppi giri di parole. Ha deciso niente Sion, neppure Liverpool, andrà a giocare in Australia. Del Piero dunque al Sydney, oggi atteso l'annuncio. Questo era un po' per rispondere alla richiesta via SMS della Gazzetta dello Sport. Il resumé ora degli ingredienti, alle 7:06 siamo in diretta.
Come abbiamo anticipato, i giornali marchigiani, che sono l'anima locale del nostro notiziario, ci siete voi, l'anima popolare del programma Buongiorno Marche, inimitabile, senza possibilità di imitazione, come la settimana enigmistica. Ci sono gli sms 349 39 18 169, eccolo qua il numero in sovraimpressione, e poi c'è il terzo ingrediente, l'anima nazionale ed internazionale della nostra mattinata, e cioè vogliamo capire cosa succede attorno alla nostra regione Marche, in Italia e nel mondo. Partiamo dal Corriere della Sera.it, il titolo di apertura: sanità, il decretone, così come lo ha ribattezzato il Corriere. Il decreto va in Consiglio dei Ministri, meno divieti per le slot machine, divieti che sembravano inizialmente più stringenti, così come sempre per il decreto sanità si parlava di questa tassa, sovrattassa sulle bollicine. Le bollicine sono esplose, nel senso che questa tassa sulle bollicine non ci sarà più. Meno divieti dunque per le slot machine, si parte forte, si spara alto e poi piano piano le novità vengono un pochino shakerate e ridotte. Sparita la tassa sulle bibite gassate, lo scrive anche ufficialmente il Corriere della Sera, tolte anche le norme sulla non autosufficienza. Altra notizia, sempre dal Corriere della Sera: Quebec, uomo spara e fa due feriti al primo discorso del nuovo premier. Dopo la vittoria degli indipendentisti, Pauline Marois, leader del partito indipendentista, stava festeggiando la vittoria elettorale e poi c'è stato questo episodio di cronaca. Volevo mostrarvi alcune immagini che arrivano in diretta dalla regione Marche. Sì, dai, vediamo per esempio Camerino, Cagli ha un cielo minaccioso all'orizzonte, l'orizzonte invece di Ancona vista mare è piuttosto piacevole. Altri scorci, verifichiamo quello che ci offre il meteowebcam.it. Marotta di Fano, eccola qua l'immagine del lungomare, c'è un tipo con lo scooter che sta passando, il mare mi sembra piuttosto agitato. Morrovalle, che praticamente è coperta ancora di nubi, eccola qua, una bella immagine, la vorrei mostrare approfondendola. Ecco, qui siamo a Numana, ci sono ancora gli ombrelloni, beati loro, le sdraio, però chiaramente in questo momento non c'è nessun fruitore di questa strumentazione. Il mare è relativamente cheto, ma c'è il classico cappello sopra il Monte Conero, e quando il Conero ha il cappello, tutta Ancona è sotto l'ombrella. All'orizzonte ci sono delle nubi minacciose. Tra poco faremo il punto anche sul meteo, perché tra poco, perché adesso torniamo sui giornali. Abbiamo già dato un'occhiata al Messaggero Ancona e al Messaggero Marche. Andiamo ora al Corriere Adriatico per Ancona e provincia, poi si preparino gli amici del Maceratese. Scuole piene, bambini a casa, tutti in fila per i nidi e le materne, e mancano i soldi per la sicurezza. Un quadro non certo esaltante quello tracciato dalla Corriere Adriatico per il capoluogo regionale. Taglio centrale, siamo ad Urbino. Buongiorno cari amici di Urbino, gli Atenei sono ok, ma vanno ripuliti sul palco di Urbino la lezione del maestro Umberto Eco. Così ha fotografato la situazione delle università italiane. Ricordiamo tra l'altro che il nostro Lucio Cristino conduce un approfondimento dedicato proprio alle università della nostra bella regione Marche, un appuntamento da non perdere davvero. Camusso, eccola qua, dicevo poco fa che ieri il nostro Franco l'ha intervistata, la leader della CGIL dalle Marche, per la precisione accanto nella foto a Federico Vitali, ha lanciato le priorità al governo: salvate scarpe e cantieristica. E detto chiaramente dalla Regione Marche, assume ancor più valore questo tipo di intervento, perché le Marche appunto si fanno forti per la costa della cantieristica e per l'entroterra del settore calzaturiero. Giuliani si allarga, Belvederesi raddoppia, Campanella compra gli uffici della banca, Mimotti apre il centro in una tavola calda, e l'Ancona che cambia, che cerca di superare la crisi rilanciandosi. Il centro città, siamo sempre al Corriere Adriatico, così si muove. Andiamo a Fano ora, dai, parliamo di sport. La favola al contrario di Zeman Junior, esonerato. Questo perché? Perché quasi nelle stesse ore in cui il babbo Zeman
vinceva e sbancava il San Siro, sconfiggendo l'Inter per 3-1. Il Fano, l'Alma Juventus Fano, attenzione, l'Alma Juventus Fano perdeva con un rotondo 6-0 contro l'Alessandria. Quindi a ben vedere possiamo dire che Zeman è stato esonerato dalla Juventus, potrebbe essere il sogno di tanti juventini. Perché? Perché il Fano si chiama Alma Juventus Fano, ieri su alcuni siti nazionali si ironizzava proprio su questo. Zeman Junior però è stato esonerato dalla Juventus Fano. Questo è un po' così per parlare anche di sport con il sorriso. Gentilini che dice mi fido di questa Ancona e noi tifosi ci fidiamo di lui, rispondono i tifosi appunto biancorossi. Lo abbiamo intervistato pure noi Gentilini, che ha parlato di questo esordio in campionato con la vittoria convincente per 2-0 sul campo della Maceratese neopromossa. Tra poco vi faccio sentire anche questa intervista. Il quadro del Corriere Maceratese, poi si preparino gli amici del Pesarese perché ho pronto già il Carlino, eccolo qua. Completiamo, dicevo, il Carlino, il Corriere Maceratese. Ubaldi, crocevia delle future alleanze. Il sindaco potrebbe non ricandidarsi, ma resta decisiva la sua figura per le coalizioni elettorali. Questo è il punto. Supporto Recanati. Si è scatenato l'inferno, scrive il giornale. Il futuro politico del sindaco Rosalba Ubaldi sembra aver messo in apprensione più di uno politico. Tra i suoi alleati attuali circola il timore che, cambiando alleanze, la Ubaldi li lasci a piedi, mentre tra i suoi avversari politici si sta facendo largo il sospetto che, una volta sciolta dai vecchi vincoli, attenzione, buongiorno Marco, informazioni, no. No, questa non è l'informazione che avevamo previsto in questi giorni nuovi. Abbiamo sentito che c'è... Buongiorno Marche. Ecco, questa voce volevo sentire. Invia i messaggi via SMS al 349 39 18 169. Esatto. Via Facebook o Twitter. Email anche. redazione@etvmarche.it. Pure, quindi abbiamo tutte le coordinate. Ringraziamo il nostro collega dall'altra parte del vetro che ci bussa e ci ricorda questo tipo di coordinate attraverso le quali possiamo interagire. Eravamo a Porto Recanati, la politica. Ubaldi dunque crocevia delle future alleanze. La sua figura, anche se non si dovesse ricandidare, potrebbe essere davvero importante per gli equilibri del nuovo sindaco. Dicevamo poi la favola al contrario di Zeman Junior, perché è stato esonerato nel giorno in cui il papà conquistava San Siro battendo l'Inter per 3-1. Karel Zeman, che era l'allenatore dell'Alma Juventus Fano, è stato esonerato dopo il 6-0 subito contro l'Alessandria. Questa era Macerata e provincia. Come promesso, il Pesarese si spala dopo la bomba d'acqua, fango, allagamenti e polemiche. Una bomba d'acqua che abbiamo documentato anche grazie ai tweet, cioè alle vostre segnalazioni che sono arrivate non solo tramite Facebook ma anche tramite Twitter di ETV. Eccola la pagina Twitter di ETV, approfittiamo per verificare se ci siano novità. Intanto la notte di Michelle Obama, moglie del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che verrà ricandidato per i democratici, sfiderà lui Mitt Romney. Michelle ha aperto la convention democratica, appunto, che ufficializzerà la candidatura del marito. Vediamo se ci siano notizie locali. C'è la Gazzetta dello Sport che dice spenti gli azzurri a Rovereto, super offa re di Zagabria. E poi vivere Ancona, piano, fermato un tossicodipendente con sé documenti rubati e un cacciavite. Buongiorno anche agli amici di Civitanova, al via le domande per la fornitura gratuita dei libri di testo a Civitanova. Questa tra poco la approfondiamo. E poi buongiorno anche ad Urbino e ai suoi amici, perché leggiamo Scaramucci, ecco perché penso sia utile l'imposta di soggiorno per il 2013. Siete d'accordo oppure no con Scaramucci? Che cosa ha detto nel dettaglio? Ve lo dico tra poco. Eravamo al Carlino Pesarese, dicevamo si spala dopo la bomba d'acqua, fango, allagamenti e polemiche. In taglio alto, menzogne, lei non aveva nessuno. Parla la cugina della donna uccisa domenica dal marito per gelosia. Lui voleva solo i soldi. Ricorderete domenica il raptus dell'operaio albanese che ha ammazzato a coltellate davanti agli occhi dei figli la moglie 32enne. L'ipotesi che lei avesse un amante è smentita dalla cugina.
Queste sono le notizie principali del Carlino Pesarese. Maurizio, si può dire che Alex, parliamo di Alex Del Piero, chiaramente ha fatto un considerevole salto di qualità, dice il messaggio, da uccellino di quella famosa acqua italiana ai canguri dell'Australia. Comunque auguri al grande Alex, ciao a tutti da Laura di Ancona. Questo perché, grazie intanto Laura, perché è ufficiale, praticamente è ufficiale, Del Piero andrà a Sydney in Australia. A questo punto andiamo ad Ancona. Guardate che piscina, dice il Carlino Dorico. A Vallemiano ecco com'è ridotta la struttura. Diciamo un tuffo nelle polemiche, visto che si tratta di piscina, anche se proprio piscina non sembra. Lo si intuisce che c'è stata un tempo lontano una piscina qui. Nubifragi, sale la rabbia dei cittadini ad Osimo e Falconara contestata la mancata pulizia di fossi e tombini. Una nuova allerta in arrivo e qui mi riallaccio al sito www.etvmarche.it perché la nuova allerta in arrivo è segnalata ufficialmente sul nostro sito. Da stanotte una nuova allerta meteo sulle Marche. Grazie a voi che ci avete seguito, la rassegna stampa di ETV e Radio Center Music torna, se chiaramente ne avrete piacere, puntuale domani mattina alle 7. State con noi.